Ladro da Dancing for Men. Leggiamo adesso un racconto di Rob Lee Wilson. Rob Lee Wilson è uno scrittore statunitense, molto apprezzato per gli intrecci dei racconti. Insomma, Rob Lee Wilson ci parla della società statunitense e ci parla insomma di come vive la gente. I suoi racconti quindi ci danno uno specchio molto veritiero e immediato della gente che vive in America. E in genere una gente che è anche molto attaccata ai soldi, insomma, no? Perché sapete com'è? In America sono anche persone molto pratiche, no? E che spesso badano molto agli aspetti economici della vita. E una cosa anche interessante nei racconti di Rob Lee Wilson è il finale a sorpresa. E il finale a sorpresa lo vedremo anche in questo racconto che adesso stiamo per leggere. E infatti la conclusione giunge del tutto inaspettata e ribalta ciò che il lettore ha sempre creduto di capire nel corso del racconto. È quello che ci accadrà anche leggendo di questo racconto. Allora, il ladro. Ladro. Sta aspettando alla biglietteria della linea aerea quando nota per la prima volta la giovane donna. Attenzione, il nostro racconto, secondo voi, questo racconto come incomincia? Vediamo un po' chi sa rispondere correttamente a questa domanda. Come si dice quando un racconto incomincia senza nessun preambolo, senza nessuna premessa o introduzione, ma incomincia subito narrandoci i fatti, diciamo in mezzo, diciamo, alle sequenze narrative? Come si chiama un racconto che incomincia in questo modo? Lo sapete come si chiama? No? Beh, dovete saperlo perché dovete aver studiato le prime pagine del libro. Peccato, perché volevo dare un più a chi me lo diceva. Pazienza, non darò il più. Ah sì, come si chiama un racconto che incomincia immediatamente presentandoci i fatti, gli eventi? Si chiama, bravissimo Tomasoni, oh, si chiama un racconto che incomincia in medias res. Bravo, bravo. Anche tu lo sapevi. No, chi è che aveva detto? La Samartin. A Samartin. Ah, ecco, brava Samartin. Oh, è in medias res. Oh. Però state più attenti la prossima volta, eh? Non ripeto la domanda. Oh. Questo racconto incomincia in medias res, quindi in mezzo ai fatti, senza presentarci una prefazione, un'introduzione. Sta aspettando la biglietteria della linea aerea quando nota per la prima volta la giovane donna. Ha i capelli neri e lucenti, stretti in un nodo sulla nuca. L'uomo se li immagina sciolti, che le ricadono come una cascata fino alla cintura. Ecco, un'altra caratteristica interessante dei racconti e romanzi americani, quella del noir. Sapete, quando ci troviamo di fronte a un romanzo racconto nero, noir, cosa caratterizza questo racconto, questo romanzo? Anche, giusto. Però possiamo avere anche in un giallo, in un thriller, la suspense. Che cosa differenzia? Colpo di scena? Non esattamente. Secondo voi, che cosa caratterizza un racconto, un romanzo nero, detto anche noir, rispetto ad altri tipi di racconti o di romanzi? L'angoscia? No. Paura? No. Vediamo un po'. Prego? Mistero? No. Lutto? No. Allora, vediamo un po'. Non c'è nessuno di voi che sa che cosa differenzia un racconto, un romanzo noir da un altro tipo di racconto di romanzo. Noir vuol dire che è un tipo giallo, sì. La suspense, eh? Sì? Nel giallo è già presentato il delitto. Non scopriamo nel... Ah. No, non è questa la differenza. La differenza... Come? Eh? L'umorismo nero? No, assolutamente. Uomo nero? Protagonisti neri? No, assolutamente no. No. Ciò che differenzia
chi è che sta parlando? Ciò che differenzia un racconto o un romanzo noir da altri tipi di racconti o di romanzi è questa. Cioè che si assume la prospettiva, il punto di vista di chi fa, di chi fa dei delitti o dei reati. Cioè noi assumiamo il punto di vista, cioè viene, per esempio nei racconti e nei romanzi neri non vince l'investigatore, non vince la giustizia, ma vince il ladro, ma vince l'assassino, ecco, in questi racconti. Quindi, non lo so, se è brutto non leggere i racconti noir, allora, almeno non è scontato come tutti gli altri. Oh. Ah, bravi. Ha i capelli neri e lucenti, lui, il protagonista, vede una donna. Ha i capelli neri e lucenti, stretti in un nodo sulla nuca. L'uomo se li immagina sciolti, che le ricadono come una cascata fino alla cintura. Sulla spalla del suo cappotto di cuoio porta una pesante borsa nera e ha degli stivali neri di pelle morbida. Lui si sforza di vedere il viso. È davanti a lui nella fila, ma solo quando ha comperato il biglietto e si volta per andarsene, si rende conto di quanto sia bella, pallida, con gli occhi scuri, la bocca carnosa. Gli fa battere più forte il cuore. Sembra accorgersi che la sta guardando e abbassa bruscamente lo sguardo. Una bella donna. Il nostro protagonista intravede una bella donna. Un impiegato della linea aerea interrompe i suoi pensieri. L'uomo rinuncia a guardare la donna. Avrà circa 25 anni e compra un biglietto di andata e ritorno, classe turistica per una città dell'est. Il suo volo parte tra un'ora. Per ammazzare il tempo, l'uomo entra in uno dei bar dell'aeroporto e ordina uno scotch, un po' di whisky, con acqua. Mentre lo beve, osserva il flusso di viaggiatori attraverso il terminal, quella parte dell'aeroporto da cui partono e dove arrivano i viaggiatori. Che comprende, credo, uno straordinario numero di donne carine prive di legami, vestite con abiti ispirati alle riviste di moda, finché non vede la ragazza dai capelli neri con il cappotto di pelle. Ecco quindi, la ragazza dai capelli neri. Quella che aveva intravisto prima, adesso la vede di nuovo. È in piedi, vicino al banco delle informazioni, sta parlando fittamente con un'altra ragazza, una bionda, con un cappotto ornato di pelliccia grigia. Vuole attirare l'attenzione della brunetta, in qualche modo, per invitarla a bere qualcosa con lui prima che parta il suo volo, in qualunque località sia diretta, ma anche se per un momento crede che lei stia guardando nella sua direzione dalla parte in ombra del bar, non riesce a catturare il suo sguardo. Dopo un attimo le due donne si separano, nessuna delle due si dirige verso di lui, ordina un altro scotch con acqua. Quando la vede poco dopo, sta comprando una rivista da leggere durante il volo. Si rende conto che qualcuno lo sta spingendo. Sulle prime si sorprende che qualcuno gli stia tanto vicino da toccarlo, ma quando vede chi è, chiama a raccolta un sorriso. C'è molta gente qui. Lei lo guarda. Sta arrossendo e una strana smorfia le attraversa la bocca e poi svanisce. Si allontana da lui e si unisce alla folla del terminal. C'è stato quindi il contatto. Si sono toccati. Lui all'inizio si sorprende che qualcuno stia toccando, ma poi quando vede chi è, dice questa è l'occasione per avere un approccio con questa donna. E quindi dice c'è molta gente qui, no? L'uomo va alla cassa con la sua rivista, ma quando mette la mano nella tasca posteriore dei pantaloni per prendere il portafoglio, la tasca è vuota. Dove posso averlo perso? Pensa, comincia a elencare mentalmente le carte di credito, le banconote, le tessere, i documenti d'identità. Gli si sconvolge lo stomaco per qualcosa di molto simile alla paura. La ragazza che mi era tanto vicino, pensa, e all'improvviso capisce che l'ha borseggiato. Quella ragazza lì, e lui è un po' preso, diciamo, un po' distratto, si è fatto fregare il portafoglio dalla ragazza. Che cosa deve fare? Ha ancora il biglietto infilato al sicuro dentro la giacca. Allunga una mano per sentire la busta, per tranquillizzarsi. Almeno il biglietto aereo, quello ce l'ha ancora. Non l'ha perso il biglietto aereo. Quindi, può prendere l'aereo, chiamare qualcuno che lo vada a prendere quando arriva, dato che non potrà nemmeno comprare il biglietto dell'autobus, sistemare le sue faccende e tornare a casa.
Ma nel frattempo dovrà fare qualcosa per le carte di credito smarrite, telefonare a casa, dire a sua moglie che prenda i numeri nel primo cassetto della scrivania, che telefoni. Una procedura così difficile, una cosa opprimente. Che cosa deve fare tutte le volte che noi perdiamo, soprattutto se perdiamo il portafoglio con tutte le carte di credito, carte d'identità, documenti, eccetera? Andiamo nel panico, perché poi dobbiamo cercare di bloccare le carte di credito, dobbiamo cercare di denunciare la scomparsa, non so, della carta d'identità, della patente, andare a chiedere un duplicato, eccetera, eccetera. Prima trovare un poliziotto, raccontargli quello che è successo, descrivere la giovane donna. Che le venga un accidente, pensa. Sembrava tanto cortese, gli si era messa così vicino, era arrossita graziosamente quando aveva parlato. E tutto quello che voleva era derubarlo. Ed era arrossita non per timidezza, ma per la paura di venire colta sul fatto. Quella era la cosa più fastidiosa di tutte. Maledetta imbroglione. Risparmierà i particolari al poliziotto, gli dirà solo quello che è successo e quello che contiene il portafoglio. Serra le mascelle. Probabilmente non vedrà mai più il suo portafoglio. È molto arrabbiato, e arrabbiato soprattutto con se stesso, perché quella donna l'ha raggirato, perché quella donna l'ha preso in giro e poi sembrava che stesse arrossendo la donna, magari lui aveva pensato, ti faccio arrossire perché sono un bell'uomo. No, invece no, lei forse stava arrossendo perché era stata colta sul fatto, o perché temeva di essere colta sul fatto. Sta cercando di decidere se risparmiare tempo parlando con delle guardie vicino al metal detector, quando con sgomento, ma anche con grande giubilo, vede la ragazza dai capelli neri. Ladra dalle trecce d'ebano, questo legno così scuro, direbbero i giornali. Seduta contro una vetrata nella parte anteriore del terminal, e i taxi e le macchine private si muovono lentamente dietro di lei nell'oscurità che si sta infittendo. Sembra assorbita nella lettura di un libro. Vicino a lei c'è un posto libero e l'uomo vi si siede. Stavo cercandola, dice, e lei lo guarda senza riconoscerlo. Non la conosco, dice. E invece sì, lei sospira e mette da parte il libro. È così che la pensate tutti voi, bei tipi. Rimorchiare le ragazze come se fossero animali randagi. Con chi crede di avere a che fare? Quindi la ragazza fa finta di non averlo mai incontrato e fa finta di non aver avuto prima quell'incontro con il quale poi dopo lei avrebbe rubato il portafoglio. Lei mi ha grattato il portafoglio, dice. È soddisfatto di aver detto grattato, pensando che sembri più spregiudicato di rubato, preso, addirittura strappato. Scusi? Dice la ragazza. So che è stata lei, alla cassa del giornalaio. Se me lo restituisce possiamo dimenticare tutta la faccenda, altrimenti la consegnerò alla polizia. Lei lo studia con il viso serio. Va bene, dice. Si mette in grembo la borsa nera, vi infila una mano e tira fuori un portafoglio. Lui lo prende. Un momento, esclama. Questo non è mio. La ragazza corre via. Lui le si precipita dietro, è come la scena di un film, gli astanti che si sparpagliano, la ragazza che corre a zigzag per evitare scontri, il rumore del suo respiro che gli ricorda quanto è vecchio, finché non ode dietro di sé la voce di una donna. «Ferma! Al ladro! Fermate quell'uomo!» Davanti a lui la brunetta sparisce dietro un angolo e nello stesso istante un giovanotto in uniforme da marine stende un piede per fargli lo sgambetto. Lui cade, battendo il ginocchio e il gomito sul pavimento di piastrelle del terminal. Non riesce a tenere stretto il portafoglio che non è suo. Il portafoglio è quello di una donna, pieno di soldi, di carte di credito, di posti come Saks, Pick and Pick, Lord and Taylor. Sono importanti e lussuosi negozi. E appartiene alla bionda con il cappotto dai bordi di pelliccia, la bionda che prima ha visto parlare con la pericolosa brunetta. La donna bionda individua nel protagonista il ladro del portafoglio. Oh. E quindi la giovane donna, una volta raggiunta, restituisce all'uomo un portafoglio che però questi non riconosce come suo. Infatti la giovane donna
restituisce all'uomo il portafoglio che ha rubato alla bionda, ma che, e poi fugge. Quindi quella lì nera, la bruna, eccetera, ha rubato il portafoglio alla bionda e fugge. Sì, la donna bionda individua nel protagonista il ladro del proprio portafoglio. Sì? Sì, sì, senz'altro. Appartiene alla bionda quindi quel portafoglio lì. La bionda che prima ha visto parlare con la pericolosa brunetta. Anche lei è senza fiato come il poliziotto che è con lei. E lui, dice la ragazza bionda, ha grattato il mio portafoglio. All'uomo viene in mente che non può nemmeno provare la propria identità al poliziotto. Quindi la brunetta è vero che ha tolto il portafoglio al protagonista, ma poi gli ha restituito non il portafoglio suo, bensì il portafoglio della bionda, per incastrarlo quindi. 2 settimane dopo l'imbarazzo e la rabbia sono scemati. L'avvocato di famiglia è stato pagato. Quindi lui, il protagonista, è stato anche, diciamo, preso dal poliziotto, ha avuto bisogno di un avvocato per essere difeso e per dimostrare la sua innocenza. Alla fine è riuscito a dimostrare la sua innocenza, ma è stata tutta una vicenda, insomma, in cui è stato coinvolto. E dice: la confusione in casa si è ridotta, il portafoglio compare senza nessuna spiegazione tra la posta del mattino. Sebbene sollevato, l'uomo pensa che per il resto della sua vita si sentirà colpevole vicino a un poliziotto e imbarazzato in presenza di una donna. Quindi alla fine gli arriva per posta il portafoglio, arriva per posta il portafoglio. L'uomo si sentirà colpevole per non aver potuto provare l'identità personale e la propria innocenza. Imbarazzato per aver a torto confidato, confidato sul proprio fascino maschile. Perché gli arriva il portafoglio? Il portafoglio gli arriva perché forse hanno beccato comunque quella donna e gli hanno preso tra la varia rifurtiva anche il portafoglio di questo protagonista qua. E quindi alla fine, grazie all'intervento, solo 2 settimane dopo gli verrà recapitato per posta il suo portafoglio. Quindi. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.